Camera, var. Var, l'ho detto, l'ho detto. Mamma mia. Ciao ciao, un saluto a tutti gli amici di Star Casino Sport. Ciao a tutti, oggi siamo a lezione di italiano con Star Casino Sport e Torino FC. Vado a fare subito l'appello. Radonic. Presente. Voivoda? Presente. Bene ragazzi, buongiorno. Allora, iniziamo subito con la prima attività. Io vi scriverò delle parole alla lavagna e voi dovrete pronunciarle in modo corretto. Voivoda. Questo... Che cos'è? Aiuola. Aiuola, giusto. Buono, no? Giusto? Giusto, bravo. Poi, continuiamo con Radonic. Inarrestabile. Inarrestabile, corretto. Bravo. Esordio. Ci racconti un po' il tuo esordio con la maglia granata? Esordio la mia prima partita con il Toro contro Palermo a Coppa quando ho fatto gol. Invece per Voivoda? Spogliatoio. Qui faccio una domanda anche a te, ti chiedo come vivi lo spogliatoio con i compagni? Spogliatoio è bene, è un momento che siamo tutti insieme, spesso, sono emozioni diverse perché sono emozioni dove ci scherza tanto, prima, dopo allenamenti, prima allenamenti e dopo anche di concentrazione, prima le partite, quindi sono due momenti diversi, però belli momenti. Eccoci ragazzi, siete stati molto bravi, ora passiamo al secondo esercizio. Io vi mostrerò delle immagini e voi dovrete dirmi la parola in italiano in modo corretto. Partiamo da Voivoda. È un animale? No, agnello, no, no. No, come si chiama come questo? Come si chiama? Aspetta, rifacciamo perché... Come si chiama questo? No, no, cos'è questo? È écureuil, in francese è écureuil. Italiano? In italiano? Non lo so, signora. Non lo sai? No. Scoiattolo. Radonic. Questo? Fischietto. Fischietto. Bravo. Vediamo. È un punto questo? È un punto, sì. Zero per me. Più bravo. Mamma mia. Occhio, perché per voi Voda è questa. Ciabatte. Cosa rappresentano le ciabatte per te? Questa è la personalità, no, è l'estate, perché qua in Italia all'inizio, come faceva caldo, no? Allenamento veniva con ciabatte e quindi mi ripresenta un po' perché non mettevo, 4 mesi non mettevo scarpe. Non mettevi le scarpe, ora hai imparato a mettere le scarpe. All'inverno, sì, all'estate sono ancora con... Sì, sempre. Bene. Invece per Radonic abbiamo questo. Così, cucina. Un? Cucina. Cuscino. È così. Quella è la tua? La tua esultanza. Sì, vero. Bene ragazzi, proseguiamo col terzo esercizio. Ovviamente è una gara, quindi che vinca il migliore. Allora, il primo oggetto è un oggetto che utilizzate a scuola, per la palestra anche, contiene molte cose e non è una borsa. Non è una borsa? Ha due manici. La borsa? Zaino. Sulle spalle. Cosa? Ma questo è borsa, no? No, come si chiama? Perché tutte e due, non solo. Anche questa. C'è un'altra di ginnastica lì, la piccola, com'è? Come si chiama? Che tu metti sulle spalle, ma la potete utilizzare anche per fare un viaggio, per... Non so come si chiama questo. Ah sì? Sicuramente ne avete uno, sì. Quindi... Ah sì? Come Io si chiama? Non so come si chiama, prova a disegnare. Mamma mia. Vediamo. Sì. Che lo metti sulle spalle. Cos'è questo, la casacca? Bravo, è la borsa? No, non la borsa, però questo che... È lo zaino. Lo zaino? Lo zaino. Ah, l'ho detto lo zaino? Zaino? Sì, l'ho detto. No. Sì, ti giuro, l'ho detto, camera, vai. L'ha detto.
Vallo, vallo, vallo. Bravo. Allora questo vale, va bene, vince lui, comunque. Come si chiama questo? Zaino. Diciamo che sono un gruppo di persone che svolgono la stessa attività insieme. Nel calcio sono 11 in campo, ma ovviamente poi ci sono anche quelli che sono in panchina. Tutto il gruppo, voi come li potete definire? Il gruppo squadra, cioè i miei? Compagni. Così, no. E quello è uno solo, un compagno. Ah, i compagni, tanto... plurale. So qualcosa per far capire che sono insieme. Questo è buongiorno, che è più grande. Ah, vabbè, sono comunque i vostri compagni. I vostri compagni, giusto. E invece Milinkovic Savic è più alto di buongiorno. Ah, sì, abbiamo mi sa che non è un po' più spazio, alto. Non c'è è spazio. Più alto, comprende tutta la lavagna, esatto. Oddio. Vai. E le mani su perché è pronto a parare. Bravo. Giusto. Le mani così. Queste mani. Va bene, allora devo dire che comunque Voivoda sì, su questo ti batte, sul disegno mi sa che è più bravo lui. Che bravo. Bene ragazzi, allora abbiamo appurato che siete molto bravi con l'italiano, ma voglio mettervi alla prova anche con il dialetto piemontese. Rus cum el san, for cum el barbera. Come? Non sei attento? Già il cellulare sul banco non mi piace. Comunque. Rus come il san, for come il barbera. Rus come il san, for come il barbera. Che vuol dire rosso come il sangue, forte come il barbera. Mi piace il nostro mito. Prossimo, vediamo. Ghe mia una bella scarpa, che la diventa mia una savada. Potete ripetere per favore? Ghe mia una bella scarpa, che la diventa mia una savada. Mamma mia. Ghemia la bella scarpa. Ghemia la bella scarpa. La diventa. La diventa. Mia na savada. Mia na savada. Ghemia la bella scarpa. La diventa. Mia. Mia. Na. Na. Savada. E a te. Perché vuol dire non c'è una bella scarpa che non diventi una ciabatta. Bene, devo dire che ve la cavate anche un po' col piemontese, però c'è da fare ancora qualche lezioncina, eh. Ma abbiamo terminato la nostra lezione, quindi vi consegnerò una pergamena che attesta comunque che avete fatto lezione con noi, con Star Casino Sport e Torino FC. Vi promuoviamo pieni voti, quindi siete stati molto bravi. Una firma qui. Grazie. Saluto! Presente. Sì, presente, basta dici presente. Presente? No, non presente, presente. Alzi la mano. Sì. Che cos'è? È un ragù. Saluto!